Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura la questione vaccini. L'assessore regionale alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, risponde alle polemiche di queste ore sulla campagna vaccinale e sui suoi ritardi. Per l'assessore la percentuale di vaccinazioni rispetto alle dosi consegnate è in linea con gli standard nazionali e chiede al governo che vengano inviati un numero maggiore di dosi per poter potenziare e aumentare le somministrazioni nella nostra regione. Ascoltiamo l'intervista di Stefano Recanati. Siamo tra le prime regioni, anche entro le prime 10 regioni, che hanno la possibilità di somministrare il vaccino all'80% in base alle dosi che noi riceviamo. Questo è importante sottolinearlo. Quindi quell'altro 20-30% riguardano le dosi che mettiamo da parte, perché come voi sapete bisogna fare il secondo richiamo. Quindi siamo in regola, siamo nella norma, rispettando anche quello che è l'elenco nazionale. I vaccini che vengono dati alla nostra regione, mi auguro che a più presto aumenteranno, così come ci è stato promesso dal Presidente Draghi, sono quelli che vanno in base alle categorie della nostra regione. Quindi fin quando la suddivisione è sulle categorie, noi riceviamo quelle dosi in base al numero degli operatori sanitari, dei sanitari e degli over 80, che noi stiamo ridistribuendo e stiamo vaccinando così come risulta dalla tabella ministeriale. Ecco, a proposito di categorie, anche questa denuncia del fatto che ci sarebbero dei canali preferenziali. Ma questo io non ne sono a conoscenza, senz'altro se è arrivato qualche segnalazione vuol dire che c'è stata qualche disfunzione e ben vengano delle situazioni che portano alla luce queste disfunzioni. Anche il mondo della scuola è sceso in campo perché la scuola è comunque una priorità per la ripresa. Si è parlato di questi vaccini che comunque anche sul territorio di Pescara si sono bloccati. Qual è la propria risposta, la risposta dell'assessore? Non sono bloccati, è perché aspettavamo le dosi, proprio l'altra sera sono arrivati 26.000 dose. Approfittiamo di questa settimana in cui ci sarà la didattica a distanza per poter vaccinare tutti i docenti, tutto il corpo scolastico e ripartire in sicurezza. Ultima domanda sulle zone rosse, l'ordinanza numero 11 del Presidente Marsiglio emanata sabato sera ha messo alcuni comuni della provincia di Pescara come Pianella anche in zona rossa, ci sono dei paesi monitorati come Pineto, Silvi, c'erano 48 ore di tempo, come la situazione è lì e qual è la decisione? Denominare zona rossa vuol dire attivare una circoscrizione più definita, quindi la possibilità di screening maggiore, la possibilità di vaccinare di più per evitare che il virus possa correre più velocemente. Abbiamo messo in atto insieme ai dipartimenti della prevenzione tutte le attenzioni dovute, vengono definite in zone rosse alcuni comuni o a rischio rosso proprio per poter aumentare la prevenzione. Inaugurato a Pianella il nuovo punto vaccinale con un investimento di oltre 200.000 euro, servirà anche ai comuni del comprensorio. Il sindaco Sandro Marinelli è intervenuto quest'oggi nel corso del telegiornale delle 14 in diretta, ha parlato di questo e anche di altro. Ascoltiamolo. Sono i vaccini quelli che segneranno la prospettiva della nostra uscita come collettività da questa terribile situazione. Per cui circa 3 mesi fa, con tutta la maggioranza dell'amministrazione comunale, abbiamo deciso di guardare avanti e di impegnare delle risorse importanti, perché questa ristrutturazione ha impegnato 225.000 euro di risorse comunali derivanti dal cosiddetto fondone Covid, per appunto creare questo centro dedicato esclusivamente alle vaccinazioni e eventualmente agli screening di massa della popolazione. Quindi abbiamo fatto questa specie di miracolo in 60 giorni, adeguando una struttura che dal punto di vista sismico era già molto sicura, perché è un indice di vulnerabilità pari ad 1, il massimo possibile, ma era allo stato grezzo, al primo piano, e quindi sono circa 300 metri quadri che abbiamo in tempi record, in soli 60 giorni, adeguato a tutte le normative.
ed ora possiamo finalmente offrirlo alla disponibilità della ASL per iniziare questa ineludibile campagna vaccinale. Chiaro che non solo in Abruzzo, ma credo che a livello nazionale la pandemia abbia messo tutti davanti alla necessità di ripensare un modello di sanità che tendeva troppo alla centralizzazione nelle aree metropolitane, soprattutto in realtà come la nostra, che ha una capillarità di borghi e di centri sparsi per la regione. È chiaro che una sanità di prossimità è assolutamente indispensabile. Prima volta per Pianella in zona rossa da una delibera regionale, a parte il lockdown nazionale, come la sensazione, quali sono i numeri? E lei ha parlato anche con lo stesso Marsiglio per chiedere più certezza e più trasparenza sui numeri. Sì, stiamo anche questa mattina stessa, io ho avuto una corrispondenza con la ASL di Pescara perché continuiamo ad avere divergenze sui numeri e sul calcolo, soprattutto sul conteggio dei guariti che sembrano non essere adeguatamente tenuti in considerazione negli ultimi dati resi noti con il verbale del 26 febbraio, che poi ha dato origine ai provvedimenti molto gravosi. Con Marsiglio ci siamo confrontati e approfitto anche per ringraziarlo pubblicamente la grande disponibilità e apertura al confronto in ogni situazione, soprattutto sull'opportunità o meno di intervenire sulle scuole primarie. Certo, una maggiore puntualità sui dati darebbe al decisore politico certezze diverse. Veniamo ora al bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo in questa prima giornata di marzo. Oggi sono 199 nuovi casi di Covid, ovvero il 2% dei 9.824 test processati tra antigenici e molecolari, quindi il tasso di positività si riferisce complessivamente a tutti i tipi di test. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano 96, l'indice RT, quello di contagiosità, in Abruzzo è a 1,21. La provincia dove sono stati accertati più contagi è quella di Chieti con 106 casi, seguono quella di Teramo con 46, quella di Pescara con 45 e quella dell'Aquila con un nuovo caso. 8 i morti, d'età compresa tra 62 e 91 anni, il bilancio delle vittime sale a 1.709. Del totale odierno 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 321 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo sono 13.111 positivi accertati, 133 in meno rispetto a ieri, al netto dei nuovi casi, dei decessi e dei guariti. Veniamo ora alla questione delle ospedalizzazioni. 633 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 81 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri ma con 4 nuovi ricoveri, mentre gli altri 12.397, meno 143 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E l'aumento dei ricoveri per Covid all'ospedale Mazzini mette in allarme l'ASL di Teramo, che decide misure restrittive nei 4 ospedali teramani. Per il momento saranno garantiti solo ricoveri urgenti e interventi chirurgici salvavita. Tania Bonici Castelli. La terza ondata Covid sembra investire in pieno la provincia di Teramo. Salgono i ricoveri, solo ieri sono stati 14, che si aggiungono ai 142, e i contagiati hanno tra i 50 e i 60 anni. Dunque 156 ricoverati ad oggi, anche se va ricordato che al Mazzini sono stati trasferiti alcuni malati da Pescara e Chieti. Numeri importanti che hanno indotto l'ASL di Teramo ad adottare dei provvedimenti per rispondere tempestivamente a un eventuale ulteriore mutamento della situazione. Il gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale Maurizio Di Giosia ha deciso che per il momento nei 4 ospedali teramani saranno garantiti solo i ricoveri urgenti e che si procederà esclusivamente ad interventi salvavita o su patologie oncologiche. Viene invece garantita come di routine l'attività ambulatoriale con un ulteriore innalzamento delle procedure di sicurezza. Intanto le misure di contenimento del focolaio attivo da una settimana all'ospedale Mazzini forniscono risultati confortanti. Sono solo 2 i nuovi contagi registrati, emersi dai tamponi eseguiti giornalmente nei reparti con pazienti positivi e ogni 3 giorni negli altri, per un totale di oltre 500 tamponi. Sul fronte delle vaccinazioni, intanto, nella giornata di domenica, nella sala Ipogea di Teramo, sono stati effettuati i vaccini al personale scolastico e dell'università. Dovevano essere in 600, come stabiliva il cronoprogramma delle prenotazioni, ma per un disguido
si sono presentati 424 docenti in più. Si è purtroppo formata una lunga fila all'interno del sottopassaggio che porta al salone interrato dell'Ipogeo, con qualche assembramento di troppo. La buona notizia è che sono stati vaccinati tutti, 1024 tra docenti e altre figure del mondo della scuola. Intanto a Teramo Città riprende oggi, per terminare domani, la vaccinazione degli over 80. E ora andiamo avanti con la questione delle carceri, perché il carcere di Chieti è il primo in Italia per numero di contagi, il penitenziario di Madonna del Freddo. I detenuti continua ad estendersi il focolaio nel carcere di Chieti, sono 52 i casi, 46 sono i detenuti asintomatici, 2 sono ricoverati in ospedale, 4 hanno sintomi ma sono in carcere. Si sono contagiati anche 10 poliziotti. Secondo per numero di casi in Italia tra i detenuti il carcere milanese di Bollate con 37 positivi. Rimane quindi critica la questione nelle carceri. Andiamo avanti ora con l'ultima ordinanza regionale del Presidente Marsilio, scuole chiuse in Abruzzo per tutti gli ordini e gradi, torna la didattica a distanza con tutte le problematiche che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Ascoltiamo il punto di vista dei sindacati nel servizio di Paolo Renzetti. Vaccinazioni a singhiozzo, didattica a distanza con tutte le problematiche che ci sono, non è un momento semplice per la scuola nella nostra regione Trotta. Voi avete con gli altri sindacati fatto anche un comunicato per denunciare alcune cose che non vanno, quali in particolare? Allora, nella scuola praticamente allo stato attuale non funziona niente. La campagna vaccinale ha avuto dei grossi problemi, ha avuto inizio il 20 di febbraio, subito è cessata, è stata ripresa sabato e domenica, ma non esistono ad oggi dei dati sulla campagna e sulle date precise. Il problema è che non si può pensare praticamente di ottenere una risposta dalle scuole e dai docenti, dal personale ATA, significativa, in quanto non abbiamo mascherine FFP2 per i docenti. L'ordinanza numero 11 di Marsilio ha previsto che devono essere chiuse tutte le scuole di tutta la regione tranne quelle dell'infanzia, dove i bambini non portano le mascherine. Il problema è serio, non ci hanno comunicato mai i dati sui contagi all'interno delle scuole, non ci hanno comunicato quello che ha deciso il report del Comitato Tecnico Scientifico regionale e navighiamo a vista praticamente, non sappiamo come uscirne a questo punto. La didattica a distanza, allora precisiamo che le zone rosse sono Pescara e Chieti, le province di Pescara e Chieti, quindi per la nazione, per lo Stato italiano, noi siamo arancioni, quindi non ci sono né i vantaggi delle zone rosse, prendendoci però tutti gli oneri consecutivi. E di conseguenza la didattica a distanza crea problemi per la gente che sta in smart working, per chi ha 2 o 3 figli, per i docenti che sono collegati dalla mattina praticamente fino alla sera online, non se ne può uscire così. La soluzione sarebbe chiudere le scuole con la didattica a distanza, effettuare un piano vaccinale degno di tale nome, dopodiché riaprire in sicurezza. Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Noi ci rivolgiamo alla regione, all'ufficio scolastico regionale, all'ufficio scolastico provinciale. Dobbiamo uscirne in sicurezza tutti. Non dimentichiamo che ci sono le mense nelle scuole, ci sono lavoratori precari che non risiedono in Abruzzo e quindi non hanno diritto alla campagna vaccinale. Insomma, è un caos. Il polo logistico della Croce Rossa Italiana ha fornito l'ospedale da campo che è stato montato all'esterno del San Timoteo di Termoli, in Molise. La struttura accoglie pazienti Covid free. Gioia Chiostri. Settimana scorsa, giovedì precisamente, è partito da questa struttura di Avezzano l'ospedale da campo che poi è stato allestito di fronte all'ospedale di Termoli, appunto in Molise. 6 volontari di Croce Rossa Italiana di Avezzano in perfetta sinergia con 10 colleghi molisani, quindi un allestimento in tempi record. Sì, l'ospedale è stato allestito in 3 giorni, è un ospedale da campo completamente containerizzato, è uno di
uno ce ne abbiamo qui alle spalle nostre, nel container alle nostre spalle. E praticamente il primo giorno siamo arrivati, abbiamo scaricato i container, abbiamo cominciato ad aprire le tensostrutture, dove dentro poi sono stati allestiti 24 posti letto completi, con letti ospedalieri, letti per degenza ospedaliera, comodini, attrezzatura, tutta l'attrezzatura interna per fare il funzionamento dell'ospedale. Sì, precisiamo di fatti che i 24 posti letto, lo diciamo per chiarezza, sono destinati a pazienti, diciamo, Covid free, quindi senza la malattia del Covid-19. Dal principio operativi subito all'interno della struttura 9 sanitari della Croce Rossa. Sì, l'ospedale è stato montato con 6 operatori del COE di Avezzano e 10 operatori della Regione Molise di Croce Rossa Italiana. All'interno della struttura da giovedì sono operativi i primi 8 operatori dell'ospedale di sanitari di Croce Rossa Italiana, che mano a mano che l'ospedale prende più forma, prende più completezza di pazienti, si stanno intensificando con medici, OS e infermieri. L'ospedale è un ospedale a pressione di nuova generazione, a pressione negativa. All'interno ci sono 3 tende con 8 posti letto per ogni tenda, sono completi di ogni tenda, è completa di un servizio igienico e di un lavello con acqua corrente, c'è corrente elettrica, c'è il gruppo di continuità, c'è una tenda di accettazione dove operano i medici e gli infermieri all'ingresso del principale dell'ospedale, è completo di tutto, di uscite di sicurezza, completamente a norma. Cambiamo argomento, la FIOM CGL provinciale di Chieti e la RSA FIOM della Sevel hanno indetto uno sciopero per mercoledì 3 marzo per protesta contro la decisione aziendale di non rinnovare da oggi il contratto a 47 lavoratori somministrati che saranno sostituiti da lavoratori in cassa integrazione provenienti dallo stabilimento di Cassino. La FIOM contesta anche la decisione di Atlas e Iscot, società di pulizia all'interno della Sevel, che hanno deciso di mandare 29 lavoratori in somministrazione in cassa integrazione da oggi 1 marzo per riorganizzare le attività. Diventa operativa Stellantis e si aprono le prime contraddizioni, dice la FIOM in una nota. In Sevel aumentano i volumi produttivi, si parla di produrre più di 320.000 furgoni e nell'ultima settimana non vengono rinnovati 80 contratti interinali. Tra riduzione dei costi sulle ditte di pulizie e scelte aziendali della Sevel, a pagare sono i più deboli. Ribadiamo che tutto questo avviene in presenza di un aumento dei volumi, quindi è una scelta aziendale non dovuta a situazioni di mercato o di crisi, hanno concluso i sindacati. Torniamo ad occuparci della questione delle Naiadi. Dopo la riconsegna dell'impianto alla Regione da parte dei soci ATI, ora si pensa alla riapertura, come spiega ai nostri microfoni il Presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara, Claudio Croce. Presidente Croce, si continua a parlare della vicenda Naiadi, qual è la situazione ad oggi e soprattutto quali sono le prospettive per il centro sportivo di Viale Riviera Nord? Sì, ormai come è noto a tutti, l'ATI che gestiva l'impianto sportivo nell'ultimo periodo ha riconsegnato spontaneamente le chiavi alla Regione Abruzzo, che quindi è rientrata in possesso dell'impianto, e adesso la Regione Abruzzo dovrà decidere sia come e se riaprire immediatamente per gli atleti agonisti e per le società che fanno campionati a livello nazionale, le due società di pallanuoto, e poi soprattutto, che è l'argomento più importante, portare a termine l'iter amministrativo per definire il progetto di finanza che è stato presentato qualche mese fa da alcuni imprenditori locali, oppure se fare un vero e proprio bando per dare in gestione la struttura almeno per una decina d'anni. Tutti, sia i consiglieri di centrodestra che quelli di centrosinistra, così come quelli del Movimento 5 Stelle, tutti quanti tengono a questa struttura, tutti vorrebbero che fosse riqualificata e che fosse di nuovo disponibile per tutti. Giustamente in questo momento il governo della Regione Abruzzo e del centrodestra, quindi i consiglieri di centrosinistra, diciamo così, cavalcano l'onda e criticano questo momento. Ma secondo lei, avvocato
Santa Croce, la regione ha fatto tutto il possibile per le naiadi fino ad oggi? Secondo me, da quando è subentrato il centrodestra, ha fatto tutto il possibile, nel senso che ha ereditato una situazione disastrosa, perché purtroppo le naiadi venivano da un fallimento e precedentemente da un concordato preventivo, quindi si trovava in una situazione disastrosa. Quando è subentrata la regione Abruzzo del centrodestra a luglio 2019, diciamo così, insomma nell'anno 2019, si è subito adoperata e ha permesso la riapertura, dando in gestione a Questati, e la riapertura ha dato subito i suoi frutti, perché in effetti ha ricominciato a funzionare e ha avuto anche degli utili, e tutti gli atleti hanno potuto frequentare le naiadi. Poi purtroppo il Covid e altre situazioni hanno di nuovo ribloccato la situazione, ma la realtà è comunque, secondo me, è un'altra, cioè che le naiadi ha comunque bisogno di una grande riqualificazione e ristrutturazione. C'è la necessità che intervengano degli imprenditori che possono in qualche modo investire effettivamente sulla struttura, per poi permettere una gestione facile per diversi anni. Quindi c'è bisogno di un investimento vero e proprio. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, partiamo dal calcio di Serie B. Diramata la lista dei convocati del Pescara, non hanno recuperato Seter, Sorensen e Riccardi, che restano a casa al pari di Basit e Omeonga. Sono partiti per Cittadella invece Bocchetti e Rigoni, che però dovrebbe iniziare dalla panchina. Nel Cittadella è di nuovo a disposizione il giovane attaccante Zaiut. Mancano gli infortunati Vita, Cassandro, Pavan e Mastrantonio. Arbitro Antonio Giua di Olbia. Pescara che, anche secondo il DS Bocchetti, da qui in avanti deve cercare di osare maggiormente. La classifica lo conferma. Il servizio. Ma noi dobbiamo affrontare le squadre per vincere le partite, quindi che sia Frosinone, che sia Lecce, noi dobbiamo andare in campo per vincere le partite, perché abbiamo bisogno di punti e di punti importanti. È normale che oggi è stata una buona gara, abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, concedendo veramente poco all'avversario, però per vincere queste partite qua bisogna concedere poco, perché loro hanno degli attacchi importanti, sia quello del Frosinone e sia quello del Lecce. Abbiamo avuto tante palle gol per riuscire a pareggiare, addirittura potevamo vincere la partita, però abbiamo pareggiato forse nel momento dove c'era poco tempo per riuscire a ribaltare la partita. Si è visto qualcosa di meglio rispetto alle altre partite? Al primo tempo hanno fatto comunque una buona gara, perché si sono sacrificati tanto. Ricordiamo che comunque loro lasciavano sempre 3 giocatori in attacco fissi, quindi hanno una posizione di classifica che possono permettersi di fare tutto. Noi arriviamo da una posizione di classifica deficitaria, quindi abbiamo bisogno di un po' di equilibrio in più. Questi giocatori che possiamo mettere in corso d'opera sono giocatori di qualità che possono dare qualcosa in più, e l'hanno fatto bene. Ma noi saranno tutte partite così, quindi la paura non c'è, e dobbiamo solo usare qualcosa in più, questo sì, però possiamo usare con equilibrio, non è che possiamo andare sui campi all'arma bianca a cercare di vincere le partite e poi prendiamo 3 gol. Dobbiamo cercare comunque di avere un equilibrio importante e sfruttare le occasioni che ci concedono, perché oggi abbiamo veramente buttato via 3 punti che potevano essere una buona cosa per noi, per la classifica, per l'ambiente, e cercare di lavorare bene sulla partita di Cittadella. Serie C, torna a vincere il Teramo, che impone un 2-0 senza storie ad una Paganese apparsa molto in difficoltà. Gol di Ilari e Bombagi, espulso Piacentini per doppia ammonizione, mentre lo stesso Bombagi rimedia un giallo ingenuo. Nel finale anche lui salterà la gara di domenica col Catanzaro. Ania Cantagalli. Il Teramo torna a vincere a distanza di un mese, battendo 2-0 la Paganese Albanois e ritrovando la sesta piazza in classifica in vista del turno di riposo infrasettimanale. Due ingenuità però andranno a condizionare la prossima sfida contro il Catanzaro. Paci conferma la formazione che ha pareggiato contro la Juve Stabia. Il Teramo dunque non fa ancora una volta minutaggio e manda in avanti Pinzauti, assistito da Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira. Consueto 3-5-2 per la Paganese al terzo impegno settimanale, con Diop e Raffini in terminali offensivi.
Il primo tempo si gioca su ritmi blandi e con gli azzurro stellati di fatto assenti, nonostante la necessità di cercare punti per lasciare la zona play-out. Santoro, dopo neanche un minuto, è protagonista di un tiro deviato, ma sempre a ritmi bassi al 18° il Teramo passa. Costa Ferreira mette a referto un altro assist stagionale, con palla che Ilari controlla e deposita alle spalle di Baiocco. Per il centrocampista, che non segnava dal 15 novembre contro il Catania, è il 6° gol stagionale. La Paganese non si desta ed il Teramo, sempre in controllo, trova anche il raddoppio. Al 27° Pinzaudi si libera bene in area, mette in mezzo per Bombaggi, che è più rapido degli avversari a toccare la sfera e firmare il 2-0. Anche per l'ex Pordenone è il 6° centro in campionato. La formazione di Di Napoli sarà pericolosa, per modo di dire, nel primo tempo solo con una conclusione dalla distanza di Sirignano, che Lewandowski blocca senza problemi. Poco dopo Bombaggi non trova la capocciata giusta dagli sviluppi di un angolo, mentre Pinzaudi al 37° non capitalizza una palla persa in impostazione degli ospiti, alzando troppo la mira da buona posizione. La prima frazione si chiude con un tentativo da fuori area di Bombaggi che finisce a lato. Di Napoli manda in campo Bramati e Guadagna ad inizio ripresa per Squillace e Gaeta, passando al 3-4-1-2. Al nono però è ancora Teramo con Santoro, che semina il panico in area, e Pinzaudi anticipato sul più bello. Al quarto d'ora Pinzaudi si mette in proprio, supera un paio di avversari ma non trova lo specchio a Baiocco battuto. Al 26° Mendicino, entrato da poco, impegna Lewandowski dalla distanza in quella che sarà l'unica parata di giornata dell'estremo del Teramo. Al 28° Santoro si fa vedere ancora, la palla arriva a Bombaggi, che però non inquadra e spara alto. Il Teramo controlla il finale di gara, anche se dal 34° sarà in inferiorità numerica. Piacentini infatti rimedia il secondo giallo di giornata su fallo praticamente in fotocopia rispetto al primo tempo. Nel recupero Bombaggi si fa invece ammonire per proteste e, considerata la diffida, salterà anche lui la sfida di domenica prossima contro il Catanzaro. Il Diavolo ritrova comunque 3 punti importanti per classifica e morale e si prepara ora ad un match di ben altro tenore. Serie D, nella terza di ritorno del girone F, vincono Notaresco e Castelnuovo. I rossoblù piegano l'Agnonese, ma aprono le marcature con una rete irregolare di Gallo prima del raddoppio di Banegas. I neroverdi battono l'Aprilia tra le mura amiche, pareggia l'Avastese col Fiuggi, mentre il Giulianova è punito a Recanati da una rete dubbia e servizio di Jacopo Forcella. 2 vittorie e 1 pareggio e 1 sconfitta, un bilancio che sarebbe stato dolce per gli abruzzesi di Serie D se non fosse per la beffa subita nel finale dalla Giulianova, punito da un gol molto dubbio di Pennacchioni al primo minuto di recupero. Fa festa il Notaresco, ma il successo sull'Olimpia Agnonese è macchiato dal gol irregolare di Gallo, che tocca il pallone con la mano destra, traendo in inganno l'arbitro e il primo assistente, che non vedono nulla e assegnano una rete chiaramente irregolare. Rosso-blu che chiudono la pratica con il solito Banegas ancora a segno e che sale a quota 11 marcatori in campionato, lanciando i suoi alla rincorsa del campo basso che resta più 4. Sapevo che era una partita che si poteva complicare, perché loro hanno fatto nelle ultime 2 partite, hanno preso tantissimi giocatori, quindi sono una squadra che ci credono fino alla fine per cercare di arrivare ai playout. E quindi lo sapeva, nonostante tutto abbiamo avuto tante occasioni da gol e forse dovevamo essere un po' più cattivi nell'esecuzione. Poi la partita l'abbiamo vinta, penso, cioè, non penso, meritatamente. Chi ha 11 gol come Banegas e Loviso, che trascina con De Giglio il Castelnuovo alla vittoria contro l'Aprilia. Gara scoppiettante e ricca di emozioni, con i laziali che passano a metà della prima frazione grazie al centro di Pezzone, ma il centrocampista ad impattare in chiusura di tempo. L'1-1 dà nuova forza ai neroverdi, che innestano le marce altissime con la doppietta di De Giglio nella ripresa, che chiude la pratica e rende vano il gol nel finale di Laghigna. Castelnuovo che si conferma così terza forza del campionato. Sono stati i primi 20 minuti dove abbiamo subito le loro manovre, no? Lo sapevamo, e il problema è che non siamo riusciti mai ripartire, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo anche spaventati un po', quindi abbiamo perso un po' di sicurezza, di certezze. Poi sicuramente il pareggio ci ha ridato vigore, poi nel secondo tempo è stato un altro Castelnuovo, perché abbiamo corretto un po' di cose, siamo andati a prenderli più alti impedendogli di giocare. Altra
gara ricca di reti all'Aragona, con l'Avastese che riesce ad acciuffare in extremis un pari al cospetto del Fiuggi, trascinato dalla doppietta di Gaetani. La prima rete in posizione regolare è ripresa dal gol del giocatore più in forma tra gli aragonesi, Mamona, ancora a segno. Gaetani nel secondo tempo permette all'11 di Beppe Incolciati di rimettere il naso avanti, ma è Capitanio a tempo quasi scaduto a regalare un punto alla formazione di D'Adderio. Ma diciamo che potevamo anche perdere. Il risultato non dico più giusto, perché dopo abbiamo creato anche noi, però loro ci hanno messo in difficoltà. C'è stato un quarto d'ora che prima o poi aspettavamo che facessero gol, e devo dire che forse la migliore squadra vista finora. Bisogna essere obiettivi, ma devo riconoscere questo Fiuggi che ha tanta qualità, e non solo qualità, anche corsa. Sconfitta beffa e con un gol molto dubbio per il Giulianova, che a Reganati sfiora l'impresa prima di inchinarsi alla formazione di casa. Pagliari coglie il primo successo in giallorosso, scappando sul 2-0 con i centri di Tittone prima e Liguori poi. Ma il Giulianova è indomito e in pochi giri di lancette riesce a riemergere dallo svantaggio. Al 67esimo Antonelli, al 68esimo Danna firmano la parità, che sarebbe meritata ma che sfuma con la mischia conclusiva, nella quale qualche spinta di troppo ai danni dei difensori di Bitetto avrebbe potuto portare all'annullamento della rete marchigiana. Un momento in cui eravamo, diciamo, di slancio, anche dopo il 2-2 comunque la squadra era viva, dimostrava magari di poter continuare ad impensierire. Però ci sono stati quei minuti finali della partita dove il Reganati ha collezionato anche diversi calci d'angolo, e lì nella mischia purtroppo forse siamo stati puniti oltremodo. Mercoledì 4 recuperi, il Giulianova va al Civitelle contro l'Agnonese per una gara da non fallire assolutamente. Il Notaresco invece al Savini ospita il Tolentino per cercare di accorciare sul campo basso. Oltre a questi match, in campo anche Recanatese Aprilia e Matese Atletico Porto Sant'Elpidio. La pallavolo, dopo la secca sconfitta di Aversa che ha firmato la striscia di vittorie, la Abba Pineto non riesce a riscattarsi e si fa sorprendere in casa da Palmi, che si impone in 4 set. Sergio Zappalorto. Dario Darroit. Sorriso amaro. Sorriso amaro, general manager dell'Abba Pineto. Giornata storta, è andato tutto male. Grande merito anche e soprattutto della squadra calabrese. Però la squadra nostra era veramente irriconoscibile a tratti, ha giocato bene così così, trascinata da un Morelli che ha fatto miracoli, ma di più non si poteva, e anche da un Partenio che francamente ha avuto dalla sua una ricezione molto latitante. Ma se dobbiamo fare un'analisi della partita, devo dire che non siamo riusciti soprattutto a battere bene. E abbiamo messo nelle condizioni loro di giocare sempre una palla con un doppio più, e questo gli ha permesso di impostare il gioco in maniera ottimale. I centrali loro hanno fatto una grande partita e hanno giocato tanto al centro loro. Sì, tantissimo. Questo è proprio il segnale di una poca efficienza nostra in questo fondamentale. Se poi aggiungiamo che invece loro al contrario hanno fatto una partita molto importante sotto l'aspetto della battuta, mettendoci in grandi difficoltà e costringendoci a giocare a sua volta noi con pochi primi tempi, questo è un po', diciamo, il quadro generale di questa partita. Peccato, perché comunque venivamo da un momento importante, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento perché ce lo aspettavamo. Dobbiamo adesso chiaramente ripartire, analizzare quelli che sono stati gli errori, le problematiche, e continuare il campionato, che comunque è un campionato che ci vede comunque sempre nelle prime quattro, e che comunque è un campionato che poi vedrà il suo finale importante nei playoff. Quindi se dovessi dire è meglio perdere adesso che perdere ovviamente dopo, forse è meglio perderla oggi questa partita. Il TG6 termina qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con replay di Enrico Rocchi, l'informazione tornerà poi alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie, una buona serata.